Allarme rosso per i conti della provincia di Messina. La Corte dei Conti ha riscontrato numeri allarmanti nei bilanci dell'ente. A finire sotto i riflettori dei magistrati contabili sono i bilanci 2011 e 2012, fatti di un ingente deficit, una sempre crescente massa debitoria e spese correnti che toccano il picco. Il disavanzo della gestione di parte capitale del documento contabile del 2011 è di oltre 5 milioni di euro. Analoga criticità riguarda il previsionale 2012, con un buco di oltre 10 milioni di euro. Preoccupanti i numeri dei debiti fuori bilancio, quasi 12 milioni, con passività pregresse relative a parcelle per avvocati di circa 3 milioni di euro. La spesa corrente è lievitata da 62 milioni e 74. Pur prendendo atto del piano di riordino comunicato dall'ente, scrivono i giudici, l'esistenza di passività occulte così ingenti finisce per inficiare la veridicità della rappresentazione contabile dei documenti di bilancio. Bocciatura anche sul fronte delle partecipate, che operano praticamente senza controlli e tutte in perdita. Particolarmente difficile è anche la situazione con riferimento ai servizi per conto terzi, in cui risultano contabilizzati crediti ante 2007 per oltre 5 milioni e mezzo di euro. Numeri alla mano per politici ed amministratori, si tratta di una vera e propria bacchettata, se non di una sonora bocciatura. Non è certo la prima volta che i bilanci di Palazzo De Leoni finiscono sotto il mirino della Corte dei Conti, ma pare proprio che l'irreparabile sia alle porte. I giudici contabili sollecitano gli amministratori a porre in essere le misure correttive necessarie e ritengono indispensabile un serio percorso di risanamento da parte dell'ente. Non tanto, scrivono, volto al superamento delle immediate contingenze, bensì alla definitiva eliminazione delle criticità reiteramente segnalate.